Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo con la cronaca. Sono stati rintracciati e arrestati i presunti responsabili del furto di rame che era avvenuto lo scorso 26 di agosto nella frazione di Corsalone, comune di Chiusi della Verna, in un'importante azienda di lavorazione metalli. Erano stati portati via 120 quintali di rame per un valore di oltre 140.000 euro. Poi parte dell'area furtiva era stata recuperata dai carabinieri. Sono stati proprio i carabinieri della compagnia di Bibbiena, dopo accurate indagini, appunto a rintracciare e arrestare le due persone ritenute responsabili del furto per concorso in furto aggravato e ricettazione. Durante le indagini è stato ritrovato anche un furgone e un'auto utilizzati appunto dai ladri. 4 crocefissi, 12 quadretti con scene sacre, un tabernacolo, un quadretto raffigurante Gesù, 3 basi per portacandele e 3 tovaglie per l'altare, materiale che era stato trafugato lo scorso 27 luglio nella chiesa della parrocchia di Camucia Farneta. Sono stati i carabinieri di Cortona a riconsegnarlo al parroco Don Teodoro Iani. Gli oggetti erano stati ritrovati all'interno del cimitero della frazione di Farneta, segnalati ai carabinieri da un cittadino. Ha riaperto con 2 giorni di anticipo via Fiorentina, come sappiamo è interessata dai lavori, insomma, per la rotonda, e allora c'è stata soddisfazione da parte del comitato. Sentiamo. Via Fiorentina è già riaperta con 2 giorni di anticipo sulla tabella di marcia. Una buona notizia, siamo in una fase ancora propedeutica ai lavori veri e propri, però grazie al personale è riuscito, insomma, a anticipare i tempi previsti, perché l'ordinanza, diciamo, per quanto riguarda l'incrocio di Fiorentina scadeva venerdì. Questa dimostrazione che chiaramente c'è attenzione anche da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la struttura tecnica per cercare di ridurre il disagio nella popolazione. Adesso la speranza è quella che anche in via Pitagora la riapertura possa essere anticipata. Restano ancora chiusi sostanzialmente la viabilità parallela alla tangenziale, rimane chiusa, l'ordinanza è fino al 30 settembre, ci sono da fare degli scavi, però anche qui stiamo cercando di trovare delle soluzioni che consentano, diciamo, delle chiusure parziali, cioè quindi non di chiudere tutta la strada, sempre questo nell'ottica di ridurre i disagi. A breve si concluderanno così i lavori che interessano la rete dei sottoservizi per la rotatoria, che avrà un costo complessivo di 9,7 milioni di euro. Chiusa questa fase, la fase 2, che è la fase che riguarda la seconda fase dello spostamento dei sottoservizi, le prime settimane del mese di settembre dovrebbero essere utilizzate per la riconnessione delle reti da parte dei vari gestori che appunto sovraintendono a tutti i sottoservizi. Poi a quel punto è possibile dismettere le vecchie linee interferenti e quindi iniziare con i lavori veri e propri di realizzazione del sottopasso e poi della rotatoria superficiale. Nel frattempo è prevista entro il mese di settembre l'approvazione definitiva della perizia di variante, che è quella che poi dopo, diciamo, segue alla variazione di bilancio, che poi ha dato luogo allo stanziamento delle risorse necessarie per il completamento dell'opera. Quindi diciamo che tra breve ne vedremo l'alba, non il tramonto, perché l'alba nel senso che i lavori partano e quindi a questo punto non ci sono più interferenze, dovrebbero proseguire con la speditezza e i tempi previsti dal contratto. Inizierà con un po' di amarezza l'anno scolastico per gli studenti dell'indirizzo moda del professionale Marconi in Valdarno. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Tra 2 settimane suonerà nuovamente la campanella in tutte le scuole dell'Aretino e così abbiamo voluto capire come sarà il rientro a scuola per gli studenti dell'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno, ad ormai un anno dal crollo del controsoffitto nell'aula del plesso di Via Trieste. Abbiamo quindi sentito la presidente della consulta dei genitori, Valentina Tatti. I ragazzi dell'indirizzo moda, ci racconta, sono molto amareggiati perché a distanza di tanti mesi prendiamo atto che i lavori inizieranno non prima del prossimo ottobre, cioè ad anno scolastico iniziato. Gli studenti sono attualmente sistemati nei locali del centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi e lì inizieranno il loro anno scolastico. Pensavano di tornare nella loro scuola, prosegue la presidente,
perché i problemi logistici per molti studenti hanno un forte impatto sul quotidiano, senza contare che parte della strumentazione non è accessibile e non c'è modo di raggiungere una palestra per le ore di motoria. Dalla provincia di Arezzo c'è la conferma che i lavori nelle 4 aule del plesso di via Trieste inizieranno effettivamente non prima della fine di ottobre. Un intervento complesso al quale l'ente, ci conferma il consigliere delegato della provincia di Arezzo Marco Morbidelli, lavora dallo scorso gennaio. Inoltre nei progetti dell'ente c'è anche quello di riqualificare l'intero plesso. I ragazzi però si sentono isolati, prosegue la presidente. Gli studenti contavano di poter rientrare il 16 settembre nella propria scuola, speranzosi di poter finalmente disporre di laboratori, palestre e strumentazioni scolastiche, ma soprattutto di riprendere quella preziosa quotidianità con i propri coetanei. Dalla scuola alla sanità, purtroppo non ci sono buone notizie, soprattutto per quello che riguarda gli infermieri. Sentiamo il presidente di OPI, Giovanni Grasso. Si preannuncia un settembre molto caldo, ancora di più rispetto a quello del mese estivo, e soprattutto si riannuncia un disallineamento rispetto a quelle che sono le necessità e i bisogni dei cittadini rispetto a quello che è il servizio offerto. Quindi questo non vorremmo mai andare incontro a questa mancanza di servizi, però è necessario avere del personale adatto, un numero sufficiente e soprattutto ben retribuito. È ormai da tempo che ad Arezzo, come in tutta la Toscana, gli infermieri chiedono un intervento immediato alla regione e non solo. Un mese fa l'annuncio dello stato di agitazione ad opera di 3 sigle sindacali, NURSID, NURSINGAP e USB. Alcuni giorni fa poi la protesta di fronte agli ospedali toscani, ma ancora ad oggi la situazione resta critica. Sicuramente la carenza di personale infermieristico è sotto gli occhi di tutti, noi l'avevamo annunciata già nel maggio del 2024, oggi chiaramente siamo ad un percorso quasi terminale del periodo estivo, quindi che ha messo chiaramente in sofferenza tanti colleghi che hanno dovuto rinunciare alle proprie ferie oppure hanno dovuto rinunciare anche dei rientri a casa sacrificandosi tornando al lavoro. Quindi questo sicuramente è un dato certo, dovremo in qualche modo sollecitare non solo la regione ma anche il livello nazionale per poter abilitare la possibilità di nuove assunzioni nel mondo sanitario, soprattutto di personale sanitario come quello infermieristico. È di pochi giorni fa l'ennesimo attacco dei lupi in un allevamento nel comune di Terranova Bracciolini e oggi interviene il sindaco Chienni chiedendo con una lettera alla regione toscana un intervento urgente. La lettera è indirizzata a Stefania Saccardi, assessore all'agricoltura, caccia e pesca. Il primo cittadino scrive: la presenza di numerosi lupi nel nostro territorio sta causando danni agli allevamenti. È notizia proprio di questi giorni, appunto, l'aggressione in un allevamento a Lascione, dove ripetutamente i predatori feriscono e uccidono capi di bestiame. Una situazione, dice Chienni, che grava sugli allevatori provocando ingenti danni economici. Come già richiesto in precedenza, il sindaco sollecita appunto un intervento da parte della regione e lo fa anche Mario Paglicci Reattelli, consigliere comunale di Castiglione Fiorentino, ma questa volta l'argomento sono i danni dagli ungulati appunto nel territorio di Castiglione Fiorentino, ma insomma è un problema esteso un po' a tutta la Toscana. Il gran numero, dice il consigliere, di esemplari porta gravi problematiche per gli agricoltori che si vedono distrutti da questi animali il lavoro di un'intera annata. La regione toscana, prosegue il consigliere, deve dare delle risposte programmate e non provvedimenti spot all'indomani delle proteste dei cittadini. E a proposito di proteste, di chi soprattutto non si arrende, è il caso del Comitato Sava. Salve a tutti, Matteo Galli, Comitato Sava, siamo qui a Pan del Massiano e adesso misureremo, partendo da qua, quanto tempo ci vuole per arrivare a Creti. Tre test stradali, timer alla mano per cronometrare le distanze e dimostrare i tempi di percorrenza di un'eventuale stazione alta velocità nel comune di Cortona, a Creti, rispetto ad un'ipotetica che si potrebbe realizzare nel comune di Arezzo, a Rigutino. Ad effettuarli il Comitato Sava, che ha coperto i tracciati Perugia Creti, Arezzo Manziana e Arezzo Creti, riportando poi in minutaggi il primo test da Pian di Massiano a Perugia a Creti. Location della stazione, guardate. Vado dello stop, siamo a 45 minuti e 46 e quindi abbiamo rispettato tutti i limiti di velocità e da Pian del Massiano, che sono comunque 55 km,
abbiamo impiegato 45 minuti. Non c'è nulla da dire, questa location di Creti è proprio in mezzo al nulla. Il secondo invece ha interessato la tratta da Arezzo alla Manziana, ovvero la location di una stazione alta velocità Media Etruria al servizio di Arezzo e provincia. Stiamo arrivando, eccoci qua. Ora chiaramente qui ipotizziamo di andare anche un pochino più avanti, comunque stoppiamo, siamo sui 15 minuti di percorrenza, quindi comunque si sta parlando di un'infrastruttura che potenzialmente sarebbe molto vicina alla città di Arezzo. Nel terzo test il comitato si è recato a Creti partendo da Arezzo. Siamo a 38 minuti e 23 secondi, quindi siamo in una location molto lontana dalla città di Arezzo e dalle sue vallate, a parte ovviamente la Val di Chiana. I test confermano dunque, secondo il comitato, la lontananza dell'ipotetica stazione cortonese sia da Perugia che da Arezzo. La ASL Toscana Sud-Est rinnova il suo parco mezzi. Sentiamo come nel prossimo servizio. Una gestione sempre più orientata all'efficienza nella gestione del parco veicolare aziendale. Sono queste le priorità che l'azienda ASL Toscana Sud-Est si è data per migliorare la flotta dei veicoli che contribuiscono alla messa in opera delle azioni per la salute della cittadinanza. Per fare questo abbiamo iniziato un lavoro in progress per arrivare alla riduzione dei mezzi, ma non solo alla riduzione dei mezzi, ma anche all'efficientamento dei mezzi. Abbiamo iniziato anche a vendere in una serie di step i mezzi più obsoleti e questo ci consente di recuperare denaro per poter attivare nuove flotte prese a noleggio, che per noi dal punto di vista dell'efficientamento e della qualità del servizio è senz'altro l'obiettivo finale. Dopo la cessione di 47 veicoli che ha generato un ricavo di oltre 100.000 euro, si va dunque verso una modalità più dinamica nella gestione del parco veicolare. Noi abbiamo fatto due operazioni fondamentali in linea con quello che la direzione ci ha chiesto. La prima è domotizzare tutta la flotta. Abbiamo dotato tutte le auto di sistemi di tracciamento GPS, abbiamo dotato tutte le auto di chip elettronici intelligenti che attraverso l'uso della telemetria ci danno risultati eccellenti in feedback di ritorno, cioè sostanzialmente noi sappiamo tutto di quel mezzo, da quando deve essere tagliandato, se ha problemi elettronici, se ha problemi sulle gomme e in più abbiamo notevolmente migliorato dal punto di vista della sicurezza gestendo quello che all'interno dell'auto viene definito il tasto panico, quindi gli operatori che guidano i mezzi dell'ASL Toscana Sud-Est si trovano sempre in sicurezza per qualsiasi situazione di emergenza, possono pigiare, premere il tasto ed avere una centrale H24 a disposizione. L'altro, appunto, dicevo, per l'efficientare è il passaggio appunto al sistema del noleggio, che a nostro modo di vedere consente sia la riduzione in termini di risorse umane, ma anche di efficientare la flotta, poiché tutto viene gestito in automatico in funzione di pacchetti precostituiti che acquistiamo. Nel pomeriggio di oggi allora la prova della giostra, la cosiddetta giostra simulata, domani il 30 di giugno la prova generale e poi il 1 di settembre la tanto attesa manifestazione in Piazza Grande. E allora, quali miglior giorni per visitare una mostra realizzata proprio con i cartelloni della giostra del Saracino? Alcuni anni fa mi era stato regalato un tabellone del Saracino. Avevo fatto un lavoro e dico, vabbè, è rimasto lì. Poi dopo ho detto, ma invece che venderlo singolarmente, perché non fare una cosa un pochino più ampia, più studiata, da proporre ed per farla visionare anche alla città, per proporre una cosa un po' diversa. Sono veri e propri scorci di giostra, originalissimi quelli realizzati da Paolo Antonio Toci in esposizione nel chiostro della biblioteca di Arezzo. Troppo in fiamma il mio cuore, il titolo dell'esposizione.
Piano piano sono riuscito a mettere insieme questi 22 tabelloni, che non è stato facile, però grazie a alcuni amici che sono stati veramente carini di alcuni quartieri, sono riuscito a portare avanti questo discorso. Finito il lavoro l'ho proposto alle ragazze del comune, che sono stati molto molto gentili e accondiscendenti, e mi hanno dato una grossa mano per poter proporre questa esposizione. La base è carboncino, che nasce col carboncino, mi piaceva fare una cosa in velocità, una cosa molto, molto rapida, che desse l'idea anche del movimento. Ogni tabellone è una storia a sé, ci sono quelli dedicati ai grandi maestri, ai personaggi che hanno fatto la storia di questa manifestazione. C'è dei scorci di Arezzo, poi ci sono il Buratto, che è immancabile, che secondo me è proprio la figura principale di questa giostra, amato da tutti i bambini e gente che è cresciuta con questa figura, no? E poi ci sono anche personaggi storici, come ho detto prima, pezzetti di giostratori, magari poco riconoscibili o presi di spalle volutamente per non dare l'impronta di ritratto. Carboncino. Poi c'è qualche pastello, matite tante, acrilico e qualche tempera. Un omaggio alla giostra, ma anche alla città. Quello sicuramente, e anche un tenere sempre più vivo, ho visto che sono venuti tanti bambini accompagnati dalle mamme, sempre più vivo questa manifestazione, e che le generazioni future portino avanti questo discorso. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.